Tramite Ledin, la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso, ma subito dopo contatta le autorità militari. L'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane. Craxi, dunque, idee ben chiare. I terroristi dell'Achille Lauro, i mediatori dell'Olpe, tutti gli altri passeggeri dell'aereo egiziano devono rimanere sotto il controllo e la protezione delle autorità italiane. A Sigonella atterrano il Boeing dell'Egyptair, i due caccia americani, due C-141 con a bordo gli uomini dei corpi speciali della Delta Force americana. È da poco passata la mezzanotte di venerdì 11 ottobre. Appena l'aeroplano è atterrato, abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica. Questo, diciamo, che ha un po' scombussolato, ritengo, quelli che erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte e lì noi non avremmo più potuto metter naso, perché se lo sarebbero prese loro. Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, armi in pugno, circondano gli americani. Eravamo viso a viso con i nostri ragazzi VAM, i carabinieri e quelli della Delta Force. E la tensione c'era. Sarebbe bastato che gli americani avessero tentato di prelevare con la forza i terroristi che erano sull'aereo, che avessero travolto i nostri VAM. Anzitutto i VAM avrebbero risposto e poi certamente sarebbero intervenuti i carabinieri, avrebbero sparato, insomma. Dunque, se gli americani avessero tentato di forzare il blocco dei soldati italiani, i carabinieri avrebbero sparato. Tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi senza precedenti. Quello che durante il dirottamento della nave era stato soprattutto uno scontro politico a Sigonella rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro armato. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste, deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing, quelli sono i suoi ordini, ma gli italiani rispondono e rispondono a muso duro. Se gli americani si avvicinano all'aereo, faranno fuoco. A questo punto sul posto arriva il sostituto procuratore di Siracusa, Roberto Pennisi. Quando mi avvicinai all'aereo, vedevo che i cespugli si muovevano. E io mi domandavo, come mai i cespugli si muovono nonostante non ci sia un alito di vento? Poi mi accorsi che i cespugli non erano cespugli, ma erano i militari della Forza Delta, dell'esercito americano, che erano sbarcati dagli aerei che avevano dirottato l'aereo di linea egiziano e si erano immediatamente posti in una posizione da combattimento. Washington, venerdì 11 ottobre, una di notte ora italiana. Fallita l'azione militare, Reagan è fuori di sé per l'atteggiamento del governo italiano. Ai suoi collaboratori ordina di chiamare i propri contatti italiani. A turno vengono chiamati Andreotti, Spadolini, il ministro dell'interno Scalfaro, il direttore del SISMI Fulvio Martini. Andreotti fu chiamato da Schulz, segretario di Stato, Spadolini fu chiamato da Weinberger, mentre i servizi e gli stati maggiori avevano i loro contatti. Quindi fu un barrage per colpire, diciamo, di sorpresa
noi e ottenere quello che loro volevano, che era una cosa estremamente anomala, contro il diritto internazionale. Dunque una procedura anomala e contro il diritto internazionale, così il governo italiano considera le richieste americane. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi e gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. Sono le 3 di notte di venerdì 11 ottobre. A fare l'interprete tra Craxi e Reagan è ancora Michael Ledin. Craxi era già prevenuto nei confronti di Ledin. Non sapeva che Ledin era l'interprete manipolatore, ma era prevenuto, assai prevenuto. Quando io incontrai per la prima volta Ledin in albergo, tanti anni prima, Craxi mi disse appunto alcune cose che misero in piena luce quello che faceva Ledin. Se una persona come Ledin diventa l'interlocutore o colui il quale traduce e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa o nei servizi della CIA o in altre cose stava accadendo. Successivamente nel corso della notte il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei 4 terroristi. Ma è vero per esempio che con Reagan nella notte di Sigonella, quella famosa, fra lei e lui sono volate le parole grosse? No, parole grosse no, parole ferme, diciamo, hanno attraversato il filo, ma parole ferme, non parole grosse, no, anzi, tutto si è risolto in modo molto, dico, molto civile, con una reciproca contestazione di argomenti. Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata storica, la prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti. L'Italia non consegnerà agli americani i 4 terroristi dell'Achille Lauro perché li metterà in prigione e li processerà secondo le leggi italiane. Reagan a questo punto accetta la decisione di Craxi. A Sigonella allora, in conseguenza di questa telefonata, il confronto a muso duro tra i militari italiani e i militari americani giunge all'epilogo. Sono le 4 del mattino di venerdì 11 ottobre. Gli ho dato 10 minuti di tempo per ritirare i suoi uomini. Lui è uscito dalla stanza e è andato su un terrazzino, che era lì vicino, ha chiamato il solito uomo con il suo telefono, ha parlato al telefono, non so con chi, fatto sta che chiuso la telefonata mi ha detto: colonnello, allora gli uomini a bordo dell'aeroplano sono suoi. Sigonella, venerdì 11 ottobre, ore 4 del mattino. Gli americani non hanno scelta. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati dagli italiani. 2 ore dopo, i 4 dirottatori scendono dall'aereo e vengono presi in consegna dai carabinieri. A bordo del Boeing però è rimasto Abul Abbas, l'uomo che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. E Abbas non solo non vuole scendere dall'aereo, ma chiede con l'insistenza di poter ripartire con l'aereo. Da Palazzo Chigi il consigliere di Craxi, il consigliere diplomatico di Craxi, Antonio Badini, tenta di mettersi in contatto con lui per convincerlo a restare come ospite e testimone. A questo punto, cioè, sostanzialmente l'Egitto tutela, difende, si schiera con Abul Abbas. L'Achille Lauro infatti non sarà autorizzata a partire da Porto Said, cioè dall'Egitto, fino a quando il Boeing con a bordo Abul Abbas non avrà lasciato Sigonella. Craxi allora a questo punto invia a Sigonella il consigliere, il suo consigliere Badini, il capo del SISMI Martini
l'incaricato d'affari dell'Olpa Roma al-Husseini e l'invia per trattare con Abu Abbas. La parte italiana con cortesia e gentilezza, ma con molta fermezza, gli diceva non è possibile, questa è una decisione del governo italiano, questa riguarda la sovranità del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile. Sigonella. Poco dopo, da Palazzo Chigi, arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma. Consiglieri Badini ed io abbiamo ripreso il nostro piccolo aereo e ripartiti, ma non prima di aver visto l'aereo egiziano dove c'era Abu Abbas partire davanti a noi. Quando l'aereo poi partì e venne a Ciampino, senza avvertirci, la caccia americana dalle portaerei si levò in volo per cercare di dirottare l'aereo su basi più sicure, mentre fu scortato dalla caccia italiana. E lì vi furono conversazioni, diciamo, molto sostenute e anche piccanti, che io ascoltai, tra i piloti italiani e i piloti americani. Beh, si scambiarono male parole. Dunque si scambiarono male parole e siamo alle 23:10 di venerdì 11 ottobre. Il Boeing egiziano scortato dai caccia americani e da quelli italiani che si scambiano male parole a terra a Ciampino.